sbatte contro un pilone dopo essere uscito di strada. Motociclista trasportato in elisoccorsa in San Martino. Caduta di massi sulla strada, in Val di Vara sfiorata la tragedia, restano i disagi. Chiusa la statale 566. La preghiera per nuove vocazioni sacerdotali nel pellegrinaggio mariano di questa mattina a Castelnuovo Magra. Centenario della fine della Grande Guerra e giorno dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, le celebrazioni in provincia. In immersione con i palombari del Consubin, l'esperienza unica vissuta oggi da tanti giovani. Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova edizione del TLS Giornale, un'edizione che apriamo con la cronaca, un incidente che c'è stato questo pomeriggio intorno alle 16. Un uomo di mezza età è infatti ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Martino di Genova dopo essere uscito di strada con la sua moto ed essere finito contro un pilone nelle vicinanze del campo Camaiora di Santo Stefano Magra. I soccorritori sono intervenuti immediatamente ed è stato subito allertato l'elicottero Drago dei Vigili del Fuoco che è atterrato nel vicino campo da calcio, come vedete da queste immagini, dove si stava disputando una partita ovviamente sospesa per consentire i soccorsi. L'uomo appunto è stato quindi trasportato in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova. E blitz della Polizia di Stato con equipaggi della squadra volante, della squadra amministrativa, della squadra mobile, insieme anche ad operatori della Polizia Scientifica, equipaggio del reparto Prevenzione Crimine di Genova, nella scorsa notte, su disposizione del questore in un locale di Viale Fieschi alla Spezia, teatro nelle scorse settimane di numerosi episodi criminali e conseguenti interventi delle forze dell'ordine. Nel corso del controllo, effettuato anche con l'ausilio di un metal detector, sono state identificate nel locale 56 persone, 18 delle quali sono risultate avere precedenti di polizia o precedenti penali. Durante i controlli due cittadini dominicani sono stati trovati in possesso di armi da taglio e quindi denunciati per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Un altro cittadino sempre dominicano invece è stato sorpreso nel locale mentre avrebbe dovuto trovarsi nella propria abitazione in regime di detenzione di arresti domiciliari e per questo motivo quindi è stato denunciato per di reato di evasione. E sotto un tavolino all'interno del locale sono stati trovati anche 1,38 grammi di cocaina già suddivisa in 4 involucri. Dal punto di vista amministrativo non sono state accertate irregolarità, tuttavia a seguito dei risultati dell'operazione il questore sta valutando l'adozione di un provvedimento di sospensione della licenza per il locale in questione. Continuiamo con la cronaca. Uno spezzino di 63 anni è stato denunciato alla Procura della Repubblica per maltrattamenti in famiglia e per detenzione illegale di arma. Tutto è partito dalla denuncia della ex convivente che lamentava un comportamento minatorio e vessatorio dell'uomo nei suoi confronti dopo la fine della loro relazione. La donna era stata minacciata anche con una baionetta risalente alla Seconda Guerra Mondiale. L'arma è stata ritrovata nel corso della perquisizione effettuata dalla polizia nell'abitazione del 63enne. L'uomo ha consegnato spontaneamente l'arma. Le denunce a suo carico sono appunto per detenzione illegale di arma e per maltrattamenti in famiglia. E invece i carabinieri di Sarzana hanno denunciato un 24enne che tramite pagine di social network aveva lamentato un mancato intervento da parte dei militari a seguito di una sua segnalazione che riguardava un autocarro con a bordo biciclette di dubbia provenienza.
Il giovane aveva pubblicamente diffamato l'operato dei carabinieri perché dagli accertamenti effettuati per chiarire l'accaduto è emerso che i militari invece erano immediatamente intervenuti, ma non avevano trovato traccia né dell'autocarro né del giovane che ne avrebbe richiesto la presenza. L'arma dei carabinieri coglie così l'occasione anche per ricordare che scrivere falsità, ingiurie o accuse infondate anche su piattaforme social comporta la responsabilità per reati commessi e il relativo anonimato che sembra essere garantito dal web non è assoluto e non esime dall'assunzione delle proprie responsabilità. Torniamo a parlare del maltempo che in questi giorni ha colpito la nostra regione. A causa del maltempo è ora la caduta di massi a provocare paura e anche disagi. In Val di Vara è chiusa la statale 566, una fondamentale strada di collegamento, mentre Monte Rosso resta spaccato in due. Il punto della situazione nel servizio di Sergio Diofili. I tecnici dell'amministrazione provinciale della Spezia hanno effettuato nel pomeriggio di oggi i primi sopralluoghi sulla statale 566 della Val di Vara che collega Brugnato a Sesta Godano, interrotta dalla nottata a causa della caduta di alcuni massi di grandi dimensioni che dopo aver rotto le reti di contenimento si sono abbattuti sulla carreggiata in località Sciarpato, in territorio comunale di Sesta Godano. Fortunatamente, vista l'ora, in quel momento non c'erano auto in transito, anche se il primo a ringraziare per lo scampato pericolo è stato il sindaco di Maissana Egidio Banti, di ritorno dal Consiglio Comunale, che pochi minuti dopo quel masso se l'è trovato proprio in mezzo alla strada. Banti non ha perso occasione per affermare che l'avvenuta chiusura della 566 è un fatto grave che provoca fin da subito danni economici e disagi gravissimi per l'Alta Val di Vara, in quanto il percorso alternativo alla statale è esclusivamente l'anello Carrodano, Tarana, Ziona, Ponte Santa Margherita. Il sopralluogo di questo pomeriggio da parte di due geologi e di un ingegnere della provincia accompagnati dai rocciatori ha evidenziato che il versante soprastrada presenta una frattura che necessita di approfondimenti ulteriori. In particolare saranno effettuate delle cosiddette stese sismiche per appurare l'effettiva coerenza del suolo e del sottosuolo e che consentiranno di valutare l'entità del rischio di nuovi cedimenti e soprattutto il grado di tenuta per nuovi ancoraggi di sicurezza sulla massicciata. Va da sé che per ragioni di sicurezza la strada resterà chiusa fino a lunedì e solamente al termine dei sopralluoghi sarà possibile stabilire quali siano gli interventi da attuare. Spostandoci in riviera a Monte Rosso, occhi puntati sulla frana che da giovedì pomeriggio sta tagliando in due il borgo tra Fegina e il paese e che ha spinto il sindaco Emanuele Moggia a firmare un'ordinanza che limita il passaggio sul lungomare di Fegina ai soli residenti e che resterà in vigore per almeno 15 giorni. Si tratta di un ulteriore provvedimento che va ad aggiungersi a quelli già in vigore a seguito della frana, con i massi ciclopici che si sono staccati dalla costa del monte e che minacciano la zona sottostante. Come si vede nelle immagini, il grosso masso che misura all'incirca 6 metri per 4 è rimasto appeso ad una rete di protezione, ma dovrà essere dapprima sminuzzato e poi rimosso con l'intervento di un elicottero. Il paese resta tagliato in due, con il comune che garantisce un servizio navetta con un passaggio a monte attraverso la strada di Colle di Gritta che collega la zona del centro storico con quella della stazione ferroviaria. Poco sotto la zona interessata dal movimento franoso, giovedì era stata evacuata un'abitazione dove vive una famiglia di 3 persone, tra cui una donna ultracentenaria. E continuiamo a parlare dei danni del maltempo perché saranno automatici gli indennizzi, quindi senza alcun bisogno di presentare richiesta per tutti i clienti che hanno subito interruzioni prolungate del servizio elettrico. È quanto ha sottolineato Enel in una nota accogliendo l'appello del presidente della Regione Liguria, Giovanni Totti, che aveva chiesto una sospensione della fatturazione per tutte le famiglie colpite dalla calamità naturale nel territorio ligure. E dal 5 all'11 novembre nel comune di Arcola è stata disposta l'apertura straordinaria di tutti i cimiteri comunali per recuperare la chiusura causata dal maltempo.
Mi sembrava una cosa doverosa nei confronti di tutti i visitatori dei nostri cimiteri che nel periodo della commemorazione dei defunti hanno trovato i cancelli chiusi a causa dell'allerta. Questa è la dichiarazione del sindaco del comune di Arcola, Emiliana Orlandi. Pellegrinaggio mariano tradizionale del primo sabato del mese questa mattina a Castelnuovo Magra. A presiedere le celebrazioni è stato il vescovo diocesano Monsignor Palletti. Al centro delle intenzioni di preghiera la richiesta di nuove vocazioni sacerdotali. Vediamo il servizio di Italo Lunghi. Ad ospitare il pellegrinaggio mariano del primo sabato del mese, questa mattina la chiesa di Santa Maddalena a Castelnuovo Magra, una chiesa che custodisce un'antica immagine della Vergine incoronata. I fedeli erano attesi nella piazza del castello dal sindaco con il gonfalone del comune. Da lì, in processione e recitando i misteri gaudiosi, hanno percorso le vie del borgo sino a raggiungere la parrocchiale. La celebrazione, presieduta dal vescovo diocesano Monsignor Palletti e concelebrata dal parroco Don Alessandro Chiantaretto ed alcuni sacerdoti. Chi si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato, è il messaggio del Vangelo del giorno. Ed il pensiero corre alla Vergine e all'umiltà della sua serva, della serva del Signore, come recita il Magnificat, e alla gloria che proprio dal Signore è stata chiamata. Ecco, noi in questa pagina evangelica veramente vediamo la figura di Maria. Maria si colloca all'ultimo posto fin dal primo momento. Fin dal primo momento dice: ha guardato la piccolezza della sua serva. E proprio perché si colloca a quell'ultimo posto, la troviamo poi al primo posto, perché sotto la croce c'è lei, non ci sono gli altri. Maria, da quel silenzio dell'Annunciazione, da quel gioire nel Magnificat, da quel custodire tutto nel suo cuore e apparentemente rimanere sempre a lato della scena di Gesù, si trova invece proprio nel cuore della redenzione. Maria è sotto la croce. E a Maria, non ad altri, viene detto: ecco tuo figlio. E di Maria e non di altri viene detto: ecco tua madre. Allora questo legame di intercessione non è un legame semplicemente devozionale, che giustamente dobbiamo avere, ma è un legame che proviene proprio dal cuore del Signore Gesù. È Lui che vuole che la Madre rimanga con noi, è Lui che vuole che noi rimaniamo con la Madre e che questo vincolo profondo non si separi mai. Maria è dunque capace di intercedere per noi proprio perché è Madre, ma è anche segno di quella maternità grande della Chiesa alla quale sempre dobbiamo fare riferimento se vogliamo vivere la pienezza della nostra fede. Allora accogliamola così nella parola per accoglierla poi nel grande sacramento dell'Eucaristia e invocare da Maria proprio la grazia di sante vocazioni sacerdotali per la nostra Chiesa. E vediamo ora, come ogni sabato, quali sono le principali notizie che potrete leggere domani sull'inserto spezzino del quotidiano cattolico Avvenire. Il nuovo clima, una sfida di fronte a noi. Il maltempo sempre più forte richiede impegno e solidarietà anche alla Chiesa. Tanti i danni appunto che si sono registrati anche nelle chiese della provincia spezzina. E sono tornate a suonare le campane anche per dare un segno di allarme alla cittadinanza. Trovate appunto il racconto di questo particolare in apertura della pagina Spezzina di Avvenire, che dedica ampia parte ai danni subiti dagli edifici religiosi nel corso dell'ondata di maltempo dei giorni scorsi. A centropagina Santi e Teologi, una sintesi è possibile? Se ne parla allo studio di Camaiore. E a fianco rivive l'antico canto gregoriano in un corso presso il seminario, iniziato lunedì scorso a Sarzana, appunto nei locali del seminario vescovile, questo corso di introduzione al canto gregoriano, un corso che è aperto a tutti. A fondo pagina il valore della santità.
Questa sera abbiamo concluso il mese mariano di ottobre, inizia novembre e subito celebriamo i santi. Ricordiamo che la sanità non è un privilegio per pochi, ma una vocazione radicata per tutti. Queste le parole del Vescovo Luigi Ernesto Palletti, che è intervenuto mercoledì sera nell'ormai tradizionale veglia di preghiera della Vigilia di Ogni Santi. Trovate appunto il resoconto di quanto detto dal Vescovo. E a fianco, sabato 17 novembre alle 15, nella chiesa parrocchiale di San Paolo alla Pianta, Suor Chiara Michelotti della piccola opera Regina degli Apostoli, presente alla Casa del Clero della Spezia, emetterà la professione perpetua durante una messa presieduta dal Vescovo Luigi Ernesto Palletti. Queste le principali notizie che potrete leggere domani sull'inserto spezzino del quotidiano cattolico Avvenire. Si è svolta questo pomeriggio alla Spezia la celebrazione di commemorazione in occasione del centenario della fine della Grande Guerra, una cerimonia organizzata dalla sezione spezzina dell'Associazione Nazionale Alpini. Al termine della manifestazione è stata deposta presso il monumento ai caduti una corona in ricordo dei giovani italiani. Vediamo il servizio di Aurora Arazza con le immagini di Davide Morina. Una cerimonia importante a 100 anni di distanza dalla fine del primo conflitto mondiale per ricordare i giovani spezzini caduti. Il 3 novembre del 1918 si è firmato l'armistizio che ha sancito la fine della Prima Guerra Mondiale, della Grande Guerra. E quindi oggi siamo qua proprio per ricordare quello. A 100 anni di distanza siamo qua per ricordare tutti i caduti, tutti i nostri soldati, i giovani che in quegli anni hanno perso la vita. È una cosa importante perché spesso mi soffermo a pensare come questi giovani hanno vissuto quella guerra, che era una guerra di trincea molto diversa da tutte le altre guerre, una guerra spesso fatta di fango, di polvere, di malattie, di insetti e anche di lunghe attese. E mi ritorna in mente anche la caducità che hanno dovuto cogliere nei giorni passati. Quindi siamo qua per non dimenticare, siamo qua per dire che vogliamo stare in pace, e per fortuna molti di noi la guerra non l'hanno mai vista di persona e dobbiamo mantenere questo paese in pace e in democrazia. Per non dimenticare. È con questo spirito e con questi sentimenti di memoria e di riconoscenza che siamo qui di fronte al monumento che ricorda i nostri caduti di tutte le guerre e con loro idealmente tutti i caduti di ogni parte morti nel compimento del loro dovere. Una manifestazione che si celebra in tutta Italia contemporaneamente da tutte le sezioni degli Alpini. Qual è il messaggio che la provincia della Spezia vuole trasmettere? Oggi è un grande anniversario, come tutti gli anniversari a cifra tonda, il centenario è un momento straordinario di evocazione di un periodo di grandi sofferenze, di grandi combattimenti, di momenti gloriosi delle nostre forze armate. Io penso che a noi spetti il compito di ricordare quei caduti e con loro tutte le genti che hanno sofferto i patimenti della guerra. E nel ricordarlo cerchiamo di mettere da parte, almeno per un giorno, oggi, domani, che è il 4 novembre, cerchiamo di mettere da parte gli antagonismi, le polemiche. Oggi abbiamo bisogno di stringerci tutti attorno all'unica bandiera che è quella che conta, che è la nostra bandiera nazionale, il nostro tricolore. E domani si celebra il giorno dell'unità nazionale e la giornata delle forze armate. Le cerimonie alla Spezia inizieranno alle 8:30 con l'alza bandiera all'ingresso principale della base navale. Poi alle 9 presso il monumento ai caduti in piazzale del Marinaio si svolgerà alla presenza delle autorità la cerimonia militare commemorativa che suggellerà anche il termine del ciclo di ricorrenze per il centenario appunto della fine della Prima Guerra Mondiale.
Poi nel pomeriggio alle 17 la cerimonia della Maina Bandiera, ovviamente sempre all'ingresso della base navale, e alle 17.30 invece in Piazza Mentana il concerto della banda di Presidio. Ricordiamo inoltre che domani si potrà visitare gratuitamente il Museo Tecnico Navale dalle ore 8.30 alle ore 19.30. E sarà visitabile anche nave Duilio, ormeggiata all'interno della base navale della Spezia dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 17 con accesso pedonale da porta principale. Le celebrazioni di questa giornata non saranno però solo alla Spezia, ma anche in tanti altri comuni della provincia. Citiamo ad esempio Sarzana, dove le celebrazioni si terranno in piazza Matteotti, dove sarà deposta una corona al monumento ai caduti. L'appuntamento è alle ore 12. A Porto Venere le celebrazioni coinvolgeranno tutte le frazioni. Si inizierà alle Grazie alle 9.30 con la deposizione della corona presso il Monumento dei Caduti, poi alle 10 al Fezzano, dove la corona sarà deposta presso la Targa ai Caduti in via Provinciale, e infine a Porto Venere alle 10.30 presso il Monumento ai Caduti in piazza Bastreri. Celebrazioni invece lunedì 5 novembre alle 9.30 a Vezzano Ligure, celebrazioni organizzate dal Comune in collaborazione con l'ANA e l'AMPI. Una celebrazione appunto in occasione della fine della Prima Guerra Mondiale, del centenario di questo avvenimento. Interverranno gli studenti della terza media di Vezzano Capoluogo e seguirà poi la deposizione di fiori al Monumento ai Caduti. E per ricordare proprio questo centenario, questa sera sulla nostra emittente alle 21.30 potrete seguire lo spettacolo dal titolo La Spezia ricorda i caduti della Grande Guerra, allestito dalla Compagnia degli Scarti, che rievoca uno spaccato di questi avvenimenti. Ventiamo intanto un estratto di questo spettacolo. I signori ufficiali austriaci hanno fatto bisboccia oggi. A bombardare non rinunciano di sicuro, quindi che si spiccino, via il dente, via il dolore. Cos'hai fretta? Sono così ordinati, lo sai bene, alle 10 spaccate e alle 4 dopo il pisolo si fanno un po' di esercitazioni. Hai sentito che forse domani c'è un attacco? Prima mi facevo un grande scrupolo di vedere un morto. Invece qui... qui ci ho dormito 3 giorni tra i cadaveri che puzzano. E nel fare l'avanzata, quando ti getti per terra, che non ce l'hai il tempo di fare la trincea, ti ci devi nascondere di dietro i corpi, mettendoli uno sopra l'altro. Fuoco e mitragliatrice, senti una voce che chiama per conquistar la trincea, ancora si va. E sempre nell'ambito di queste celebrazioni, questa mattina tanti giovani hanno potuto vivere un'esperienza davvero unica, ovvero quella di immergersi insieme ai palombari del Consubin. Vediamo com'è andata nel nostro servizio. Sono accorsi in più di 200, emozionati ma determinati a partecipare ad un'esperienza unica nel suo genere. Così tanti ragazzi dai 4 anni in su hanno indossato pinne, maschera, boccaglio e armati di bombola. Molti per la prima volta in vita loro hanno provato l'ebbrezza di andare sott'acqua accompagnati dagli istruttori specializzati della scuola subacquea e della marina militare che operano al Consubin. Come ti chiami? Io Alessio Paganini. Ti sei divertito a fare questa esperienza? Io divertitissimo, proprio sono contentissimo. È la prima volta che vai sott'acqua? Con le bombole sì, però con il boccaglio ci sono già andato. Ecco, pensi di ritornarci magari al mare?
Certo, ci rivado. L'evento rappresenta una delle tante attività complementari che i reparti subacquei della Marina svolgono a favore della collettività, come la bonifica dei porti e delle spiagge dai residuati bellici, le attività di archeologia subacquea e il contributo fornito alle realtà locali per la rimozione dai fondali di tonnellate di rifiuti. Sono quasi 10 anni che si fa questa manifestazione, sono realtà che viviamo più volte nell'anno, oggi con i bambini, con i disabili durante l'estate, con il centro iperbarico di Consubi per dare supporto alla collettività, quindi lo facciamo con voglia perché è il nostro essere, il nostro servizio alla collettività. Anche questo è un modo di fare prevenzione della salute. Ma assolutamente, intanto è una bellissima iniziativa organizzata da Consubin, che è un po' l'eccellenza della subacquea a livello italiano, quindi un'attività di prevenzione e soprattutto di eccellenza nella subacquea. Un modo originale e particolarmente gradito con cui, in occasione della festa delle Forze Armate, la Marina Militare manifesta la propria vicinanza nei confronti della città. Sì, una cosa molto bella che la Marina Militare dona oggi ai nostri ragazzi, però anche un'esperienza che può essere, oltre un gioco, anche una professione. Un'area questa di Viale Fieschi, tra montagna, Stadio Picco e anche la piscina, che potrà in un futuro essere completamente a disposizione della città. Beh, questa è una speranza, un auspicio, abbiamo iniziato a lavorare in questa direzione già con il campo sportivo montagna, che ora dobbiamo migliorare perché l'abbiamo in affitto, però sta diventando veramente questa zona la città dello sport e speriamo di poter realizzare anche quelle strutture che mancano per certi sport che hanno onorato la nostra città in tutto il mondo. E si è concluso da poco a Palazzo Civico un incontro istituzionale tra la conferenza dei capigruppo del Consiglio Comunale e la consulta delle comunità religiose che riunisce i rappresentanti cittadini della Chiesa Battista, della Chiesa Cattolica, della Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno, della Chiesa Cristiana Evangelica dei Fratelli della Spezia, della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, della Chiesa Metodista e della Chiesa Ortodossa Rumena, della Comunità Ebraica, dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, della Comunità Islamica e della Comunità Benai. Questo incontro è stato molto importante e ha sancito anche il rilancio del rapporto di dialogo e collaborazione tra il Consiglio Comunale e la Consulta, un organo che è stato ufficialmente istituito nel 2006 dal Comune della Spezia. È stato approvato un piano da 35.000 euro a favore dell'apicoltura nel territorio ligure. Il bando, che interessa anche alcune zone della provincia spezzina, ha l'obiettivo di incrementare il numero degli apicoltori liguri e svilupparne la professionalità. Possono presentare domanda le associazioni di apicoltori che abbiano una sede in Liguria e rispettano quanto è stato previsto dal bando. Stiamo mettendo in campo delle iniziative per contrastare la vespa velutina. Numerosi nidi sono stati individuati e rimossi dalla provincia della Spezia. Con questa misura intendiamo sostenere il ripopolamento e la riqualificazione del patrimonio apistico regionale. Queste le dichiarazioni dell'assessore all'agricoltura Stefano Mai. Cambiamo argomento, apriamo la pagina dedicata alla cultura. Mancano ormai pochi giorni all'apertura della stagione di prosa 2018-2019 del Teatro Civico della Spezia. Il primo spettacolo si terrà giovedì 8 e venerdì 9 novembre alle ore 20:45. Spettacolo dal titolo Vincent van Gogh, L'odore assordante del bianco, di Alessandro Preziosi. Durante l'allestimento dello spettacolo saranno organizzati dei laboratori dedicati ai ragazzi delle scuole superiori. E domenica, domani 4 novembre alle 15 in Piazza Abrin alla Spezia, sarà organizzata
Una giornata ricca di musica e banchi gastronomici, questo per recuperare i due giorni di festa precedentemente rinviati a causa del maltempo. Grande spazio sarà dedicato ai più piccoli con giochi e intrattenimento. Al via da mercoledì 7 novembre dalle 15 alle 16.30 nelle aule del liceo scientifico Pacinotti un laboratorio di informatica dedicato ai principianti con più di 60 anni di età. Il corso, che è a partecipazione gratuita, è organizzato dall'associazione Hauser e dal comune di Levanto e prevede un totale di 9 lezioni da 1 ora e mezza ciascuna. E restiamo nel comune di Levanto per una notizia di servizio. Si tratta di modifiche alle limitazioni al traffico al termine della stagione turistica. Da lunedì 5 novembre infatti sarà disattivata tutta la zona a traffico limitato da via Cairoli, via Dante, piazza Staglieno e Corso Italia fino all'incrocio con salita Mazzini. I provvedimenti restrittivi torneranno attivi nella primavera del 2019. Passiamo alla pagina sportiva, parliamo di hockey perché al centro polivalente di Sarzana arrivano i campioni d'Italia del Lodi. La sfida contro Carispezia Sarzana mette di fronte le due squadre più in forma del momento, quelle con le difese meno battute e i due attacchi più sfavillanti. Per avere ragione dei campioni d'Italia, che sono praticamente anche quasi la nazionale italiana, al Carispezia servirà davvero una vera e propria impresa, ma nulla sembra precluso agli uomini di presidente Maurizio Corona, che in questo inizio di stagione sono davvero assoluti protagonisti. Entrambe le squadre sono ancora imbattute e quindi a punteggio pieno in vetta alla classifica. Se giochiamo da Sarzana senza paura, possiamo giocarcela alla pari, come abbiamo dimostrato sino ad ora, ad affermato il presidente Corona caricando i suoi ragazzi. La sfida va in scena questa sera alle 20.45 al centro polivalente di Sarzana, che si auspica quindi sia tutto colorato di rosso-nero. Passiamo invece al basket, perché domani tornerà in campo al Palasprint per il campionato di serie C Silver Ligure lo Spezia Basket Club Tarros, che avrà di fronte la Pallacanestro Sestri. I bianconeri sono costretti a fare a meno di Fazio, al suo posto giocherà Manzini. Di fronte la Tarros avrà una squadra molto fisica che si è ulteriormente rinforzata nelle ultime settimane e che ha in particolare due lunghi degni di nota. Palla a due, come abbiamo detto, domani al Palasprint alle ore 18. Passiamo al calcio, vediamo i risultati dell'undicesima giornata del campionato di Serie B. Ricordiamo che lo Spezia questo turno osservava appunto il turno di riposo. Hellas Verona Cremonese 1-1, Foggia Brescia 2-2, Padova Cittadella 0-0, Palermo Cosenza 2-1, Benevento Ascoli 1-2. Tre i posticipi che si giocheranno domani alle 15 Crotone Carpi e Venezia Salernitana, mentre alle 21 si giocherà Livorno Perugia. Chiuderà questo turno il match tra Pescara e Lecce che si giocherà lunedì alle 21. Vediamo allora, alla luce di questi risultati, quella che è la nuova classifica del campionato, che vede in testa il Palermo con 21 punti. Segue Pescara 19, Verona 18, Salernitana 17, Lecce, Benevento e Cittadella 16, Brescia ed Ascoli 15, Spezia 13, Cremonese 12, Crotone e Perugia 11, Venezia 9, Cosenza e Padova 8, Foggia 7, chiudono Livorno e Carpi con 5 punti.
E vi diamo conto anche di un altro risultato che riguarda il campionato di basket di Serie A2 femminile. Arriva purtroppo la prima sconfitta stagionale per la Carispezia, battuta a Campobasso dalla formazione locale con risultato di 67-52. Ricordiamo che fino a questa partita entrambe le squadre erano imbattute in vetta alla classifica, vetta che ora rimane al Campobasso, seconda quindi la Carispezia. E come sempre passiamo in chiusura a vedere le previsioni meteo per la giornata di domani. In mattinata si prevede nuvolosità variabile con passaggi nuvolosi e locali addensamenti anche consistenti. Sono possibili deboli piogge a carattere sparso. Nel corso del pomeriggio si avrà un peggioramento con aumento della nuvolosità e delle precipitazioni che diventeranno molto più diffuse ed insistenti. L'umidità resterà su valori medio-alti, il mare mosso in locale e temporaneo calo sottocosta. Le temperature oscilleranno tra una minima di 15 e una massima di 21 gradi. Con il meteo, come sempre, si chiude il nostro telegiornale e a me non resta che ringraziarvi e augurarvi un buon proseguimento di serata. Grazie, arrivederci.